Stasera ha un effetto un po' strano, perché io penso che una luce così chiara, diciamo, non c'è mai stata nel mio canale, adesso la accendo. Ciao. Per di più, luce, computer, aspettate. Camomilla rilassante. Aspettate. Avevo già messa. Volete? Allora, oh, che si può fare? Aspettate, voglio provare. Così non mi vedo. Beh, meglio. Non voglio per gli scherzi. Va bene, no. Facciamo che niente computer, va? Perché avevo pensato lì. Aspettate. Avevo pensato di però vorrei parlare un po' stasera. Davanti, mi siedo, faccio te. Faccio adesso. Ci sono davanti. Vabbè, mi viene tu. No, però. Oscuramento. Oggi facciamo il dentista, guardate, apri bene. Vabbè, per gli scherzi. Si apre qua. Smettiamo di fare i buffoni. No, vabbè. Vabbè, no, sembra di intervistare proprio con. No, vabbè, per gli scherzi. Sembra quello dell'ospedale, quello della febbro. Della febbro, per gli scherzi, no. Non scherziamo. Aspettate, però. Cerco di non farvi vedere. Perché mi dovete vedere voi a me, non il filo, aspettate. Anche se sicuramente più bello il filo, però. Aspettate. Vabbè, chissene. E bella a tutti, ragazzi. Bella a tutti, dopo un po'. Ma come mi lavate a me? Buono, semplicemente si rifà, ve lo consiglio di provare, ma non faccio un piacere. Ah, guardate, ho comprato dei pani, aspettate. Ieri che oggi mi sono già aspettate. Scherzavo, fate gli scherzi. Quindi oggi siamo qua per parlare di. Oggi facciamo il dentista praticamente. Apri bene, apri o. Vediamo, oh, così, guardate come si vede bene. E no, è troppo per sorte camera. Vabbè. Ok, allora, stasera parliamo un pochino di news, le notizie che oggi hanno portato a termine questa notizia. Che il campionato si aprirà il 10 giugno. Sarà un fake, sarà non fake. Io presumo che, non lo so, 10 giugno è praticamente all'inizio dell'estate. Aspettate. Ci vuole stasera. Ah, comunque. Dicevo, cosa stavo dicendo? Dimenticato. Ah sì, news, 10 giugno. Ma io cosa ne penso? Ma io penso che una cosa così, cioè, non so quanto, capito, no? Quindi io penso che ad agosto si riapre. La Juve boh, vince lo scudetto contenti? Contenti? Vince lo scudetto contenti? Che però la Lazio era meno 1 o meno 2, adesso non mi ricordo. Quindi se voi lo vincete rubate un pochino. Però quello si sa che rubano sempre. Ma io penso che. No, dicevo, io penso che. Cioè, non ha senso. Cioè, cosa ci fai tutta estate?
poi non fai neanche un attimo di pausa e non ha senso così, cioè nel senso, aspettate. Ok, quindi calcio mercato, sto dicendo. Dicevo, calcio che si riapre il 10 giugno. Voi direte, ma sì, ma tanto. Io penso che, tanto. E voi direte, tu, Alessione, cosa ne pensi? E io dico, ma io penso che un campionato così potrà vincere la Lazio. Secondo mio parere, perché la Lazio ha battuto la Juve, ha battuto anche la Juve, ma in casa della Juve anche ha vinto contro la Lazio. Cioè, contro la Juve, ha vinto la Lazio anche in casa della Juve. Ma tanti anni fa, 2000, ma adesso non ricordo. Quindi, secondo me la Lazio poteva vincere lo scudetto, non so perché non io. E poi ancora adesso è tutto da decidere, quindi diciamo che il calcio non lo stanno tanto creando, diciamo, scusate. Comunque non lo stanno tanto cagando il calcio, perché comunque agli altri potrebbe dire che cazzo me ne frega del calcio, no? E no, ma per chi è interessato come me, deve un po' vedere, cioè, nel senso, le notizie che riportano all'inizio del campionato. E su questo qua c'è dubbio. Per quanto riguarda il calcio estero, bisogna un po' guardare la Liga, la Bundesliga, la nonna, la zia, e poi anche i campionati esteri, cioè il campionato, che ne so, australiano, cioè tutti questi campionati qua, la Bundesliga, la Liga. Vedete, mi si scherma il telefono, non so perché. Quindi ci sono tanti campionati, c'è la Premiership, quella della Scozzese, ricordatevi questo nome, campionato scozzese, non so, campionato scozzese, e cioè, sono tanti campionati da decidere di quali far iniziare per prima, la Serie B, la Liga, Coppa Italia, la nonna, ecco, quindi, guardate. Quindi io penso che, ecco, no, dicevo, io penso che il calcio riapri a fine agosto, come tutte. Allora, io mi sono preso proprio un pro memoria, guardate, un pro memoria, un pro, che sì, io mi sono preso un proprio, vabbè, mi sono scritto delle cose. Che adesso mi, cioè qua sono, guardate, però non vi faccio vedere perché le devo dire tanto, aspettate. Cioè in realtà mi sono scritto delle cose, però non so dove le ho messe. Ah sì, scemo, aspettate. La penna, mi manca la penna. Ah già, è vero, è allora. No, vabbè, a parte gli scherzi. La penna, dove è? Ah, l'ho trovata lì, guarda. Se, ciao. Vabbè, a parte gli scherzi, dove è la penna? Eccola. Guarda quante penne qua. Guarda che qua. Non scrive. Ah, si scrive, ok. Domani challenge riprendiamo.
presente? Ecco, ve l'avevo promesso, cioè, sapete, guardate, tec, ve l'avevo promesso, non posso non farlo, non posso non farlo, quindi, sai, sapete che io, scusate, ok, a parte gli scherzi, mettiamo di fuori i buffoni. Che sono? Se c'è la live, non me la devo guardare. No, comunque, dicevo, domani ve l'avevo promesso, no? Una volta di fare la challenge. Quindi ve l'avevo promesso. E domani la farò alla sera, perché sono tutto il giorno impegnato. Quindi domani alle ore 21 uscirà la challenge. Lo so, la famiglia, fa gli effetti qua, non so se anche a voi, però, no, scusate, no, comunque domani ore 21, perché ripeto, sono impegnato tutto il giorno, domani ore 21 farò diciamo, non so come dire, che io faccio la domanda, che so, è vero quello, è vero che io sono così, e se va dentro, è vero. Ecco, no, scusate, come dice Gabbo, no, Gabbo cheat, no, no, scherzo, Gabbo me, no, ok, dicevo, faccio così, se va dentro è vero, se va fuori non è vero, come la macchina della verità. Quindi domani, ore 21, me lo segno che poi domani me lo dimentico, ore 21. Domani alle 21 uscirà la challenge. Legge. Quindi. Troppo buona. Cioè, non pensate male, però è buonissima. Consiglio di provarla. Aspettate, ok, quindi scusate che c'ero lo sbaglio, quindi no, scusate, no, cioè, risale tutto, ok? La mano, ecco, quindi domani challenge ore 21, vi aspetto con tanti, no, tanti mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, niente, io vi saluto, ci vediamo domani alle ore 21 e poi martedì farò uscire video stamattina. Al mattino, quasi al mattino, quindi cederò un'ora quando posso, e al pomeriggio quando posso. Quindi, oddio, sto accadendo. Ci vediamo domani alle ore 21 con la challenge del ciao, e sono tre. Dicevo, devo fare la challenge del bicchiere, quindi aspettate, ma che sapete la sta cosa, perché l'ho bevuto così, no, non fate scherzi. Quindi io penso che ci salutiamo, ve la consiglio di provarla, veramente, va giù di piacere, e poi dopo 2 minuti, ecco, quindi io penso che vi posso salutare qua, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale,
seguitemi su Instagram e niente, ci vediamo, adesso faccio una live su Instagram e niente, ci vediamo domani alle 20. Buona serata, buonanotte e ricordatevi come sempre che Alessio vi vuole bene. Buonanotte.